Colucci, quindi possiamo chiudere il punto dedicato alle comunicazioni e passare all'articolato al numero, prego. Ti sei sentita colpita? Assolutamente no, sono nella mia libertà, quindi figurati. Volevo chiedere, Presidente, se era possibile invertire il terzo punto all'ordine del giorno come ultimo. Grazie. Ci sono interventi? Quindi possiamo procedere. Posso, Presidente? Prego. No, beh, dispiace, perché il terzo punto, lo dico a beneficio del pubblico che ci ascolta, riguarda le interrogazioni. Cioè la maggioranza sta dicendo no, a noi dell'opposizione non vi vogliamo sentire adesso. Parlate dopo alla fine, così poi vi sfogate. Alla fine poi noi magari, dopo che abbiamo votato già tutto, ce ne andiamo pure, quindi abbandoniamo anche l'aula, in modo tale che viene a mancare il numero legale. Io non so francamente se parlare il consigliere. Non so francamente se questo possa dirsi un comportamento rispettoso politicamente, non è una questione di tipo personale, vede Presidente. Quindi è inutile dire che noi dell'opposizione siamo assolutamente contrari a questa inversione. Tra l'altro sarebbe stato anche come dire, più corretto forse iniziare anche un po' prima i lavori della seduta, no? Era stata convocata alle 16.30 il Consiglio, siamo entrati in aula che erano le 17. Trascorsi abbondantemente e tanti di noi, anche della maggioranza, eravamo qui fuori a cincischiare, insomma, se volevamo guadagnare tempo potevamo iniziare puntuali, visto che c'eravamo tutti o quasi tutti, e non avremmo avuto bisogno di invertire l'ordine del giorno. Però ripeto, è antipatico, sembra quasi voler mettere il bavaglio alla minoranza. Il bavaglio comunque non ce la riuscirete a, non riuscirete a mettercelo, voglio dire, Grazie Presidente. Grazie consigliere Di Battista, se non ci sono ulteriori interventi pongo a votazione l'inversione dell'ordine del giorno, e cioè il punto capitolato al numero 3 diventa l'ultimo punto all'ordine del giorno. Prego segretario, possiamo procedere per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal consigliere Prezzuccio viene approvata e si passa al punto previsto al numero 4, e quello riguardante modifica delle delibere di consiglio comunale numero 58 del 2020, 63 del 2021, 31 del 2022 e 64 del 2022, aventi ad oggetto commissione e nomina dei componenti delle commissioni consigliari e successive modifiche e integrazioni. Detta modifica, relazione brevemente, si è resa necessaria in seguito alla dimissione da parte del consigliere da parte del presidente, appunto consigliere Pasquale Colucci, e quindi si è vista una vacanza della presidenza della quarta commissione. In sostanza la nuova proposta di delibera che oggi andiamo ad approvare vede un solo spostamento, una sola variazione, e cioè il consigliere Francesco Di Battista passa dalla quarta alla terza commissione consigliare permanente, mentre nella quarta il presidente assume la qualità di presidente il consigliere Prezzuccio. Ci sono interventi sul punto? Ci sono dichiarazioni di voto? Quindi possiamo procedere anche in questo caso con alzata, votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Allora, tutti favorevoli, astenuto, abate. Chi è astenuto? Abate, solo abate. Chi è contrario? Se confermiamo la medesima votazione per l'immediata eseguibilità possiamo procedere per alzata di mano. Sì.
cominciare. Procediamo quindi con l'ulteriore accapo all'ordine del giorno, il punto numero 5, istituzione di una commissione speciale ambiente e salute pubblica. Relaziona sull'argomento il consigliere Pasquale Colucci. Buonasera a tutti di nuovo. Due parole semplicemente per aggiornarvi rispetto alle novità dell'ultima volta. Diciamo per far seguito all'approvazione della mozione la numero 68 del 2022, approvata all'unanimità dei presenti insomma, in Consiglio Comunale nel mese di novembre del 2022, la proposta deliberativa è arrivata all'attenzione della quarta commissione ed è stata licenziata il 20 dicembre dello scorso anno. Faccio una breve sintesi perché comunque più o meno l'impostazione del testo è uguale alla mozione che avete già approvato, forse è utile ricordare le finalità di questa commissione che restano uguali, cioè il riscontro dello stato dei luoghi anche con sopralluoghi congiunti, il monitoraggio dello stato del territorio, l'elaborazione di iniziative e proposte da sottoporre al Consiglio Comunale, la determinazione dei criteri di svolgimento delle problematiche che di volta in volta verranno trattate, inoltre audizioni e incontri con i cittadini e le associazioni che si occupano di tematiche ambientali. Nel corso dei lavori della Commissione, sempre per venire incontro alle richieste della discussione del Consiglio Comunale, si è stabilito di determinare la durata di questa Commissione, proprio perché è una Commissione speciale, non è una delle commissioni permanenti, la durata che abbiamo scelto è quella di 12 mesi. Tra l'altro abbiamo suggerito insomma, di inserire un obbligo di riferire sulle attività che si svolgeranno nel corso dei primi 6 mesi di attività della Commissione. Credo insomma di aver detto tutto. Grazie consigliere Colucci, ci sono ulteriori interventi? Per quanto riguarda la composizione, preannuncio che abbiamo tramite una veloce, come prevede peraltro il nostro statuto e il nostro regolamento, consultazione dei gruppi consiliari, individuato i componenti della commissione che sarà composta da 6 membri, come stabilito dalla commissione e quindi dalla proposta che oggi ci accingiamo a votare, dei quali 3 sono delle forze di maggioranza, 3 delle forze di opposizione, come diceva l'avvocato Colucci, e quindi nei nomi sono Ventrella, Matera, Aquilano, Scirocco, Codirenzi, Travaglio. All'interno dei 6 dovrà essere designato per norma statutaria quale presidente uno dei membri della minoranza dell'opposizione. E ripeto che per sé sempre per esplicita disposizione statutaria, a tale votazione dovrebbe essere effettuata dalla sola opposizione, quindi non dovrebbe votare la maggioranza, anche se credo che possa come decisione essere votata all'unanimità e quindi potremmo andare anche per votazione palese, anche perché da parte della maggioranza non vi sono ostacoli alcuni né al Presidente né alla composizione né alla Costituzione. Quindi se siamo tutti d'intesa votiamo la Commissione con la composizione che ho appena annunciato, nella quale assumerà la qualità di Presidente il consigliere Ventrella. Quindi se vogliamo possiamo procedere per alzata di mano. Certo. Grazie Presidente per la parola. Io credo che questo sia un passo importante. La mia amministrazione, devo dire anche quella che mi ha preceduto, hanno fatto del controllo ambientale, della lotta allo sfruttamento dell'ambiente, una delle bandiere costitutive di queste amministrazioni. Quindi avere anche una commissione di controllo presieduta dall'opposizione, della quale fanno parte diversi consiglieri comunali e che potrà giovarsi dell'ausilio di esperti che possano accendere i riflettori sullo stato ambientale del nostro territorio, della nostra città, mi fa enormemente piacere e fa enormemente piacere alla mia maggioranza. Quindi oggi ritengo sia un giorno importante. A memoria mia la Costituzione
o meglio, a memoria mia non ci sono altre, non ci sono state negli anni scorsi altre commissioni di controllo in materia ambientale. Quindi questo è un altro passo in avanti che la nostra città fa rispetto alla sensibilità ambientale che riguarda ognuno di noi. Quindi voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali che oggi voteranno la costituzione di questa commissione e voglio ringraziare anche chi l'ha proposta, perché secondo me è un passo di civiltà. Quindi grazie a tutti in anticipo. Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? No, quindi potremmo procedere alla votazione per alzata di mano della proposta di istituzione, composizione e membri e presidenza. Chi è favorevole alzi la mano. Il presidente, quindi risulta eletto il consigliere Franco Vettrella, al quale va da parte della presidenza un augurio di onore. Allora, un ringraziamento prima di tutto ai firmatari della mozione, e sapete benissimo che erano gli amici della minoranza, e adesso anche un ringraziamento anche esteso agli amici della maggioranza che hanno votato quella proposta, hanno votato all'unanimità. Certamente è un impegno gravoso questo, anche perché è a tempo. Essendo a tempo bisogna trovare delle professionalità, degli esperti che devono coadiuarci, quindi non sarà una cosa semplice. Chi vorrà appunto immergersi in questa materia così delicata, anche perché non ci scordiamo che come ti sposti un pochino ti becchi una diffida, immediatamente se dici una parola in più vieni diffidato perché c'è qualcuno che si sente toccato, e quando uno si sente toccato ti lascia un pochino di amarezza. Essere appunto diffidato per il tramite di avvocati addirittura di Milano, gente pesante, ti tocca in maniera molto molto profonda e negativa, l'amarezza veramente. Quindi non bisogna, in questo senso voglio esortare tutti gli amici, in primis i consiglieri, che voi rappresentate il popolo, siete dei portatori appunto di istanze. In questo caso l'emergenza ambientale, l'aggressione all'ambiente la viviamo tutti i giorni. Lo schifo che respiriamo, penso che non l'abbiamo scoperto adesso, sono anni, che adesso è peggiorato, ci sono opportunità attraverso il PNRR di investimenti che molte imprese appunto attingeranno a piene mani a questo denaro, quindi ci saranno dei rischi per il nostro territorio che è diventato la discarica ormai per eccellenza del sud, perché Lucia ormai è altro che terra di fuga, amici miei. Viviamo in una situazione ambientale drammatica, le aggressioni sono sotto gli occhi di tutti, continuano questo anno, e dovremmo portare dei risultati con una relazione che dovrebbe essere in termini accettabili anche letta in questo consiglio comunale, in questo consesso, che dovrà portare dei risultati che la gente deve percepire. Dobbiamo partire di nuovo dai nasi elettronici, i nasi d'origine magari, che dovrebbero essere riposizionati, quindi coinvolgere le istituzioni, dall'ARPA a tutte le istituzioni che potrebbero essere coinvolte in questo appunto percorso, perché senza il coinvolgimento di istituzioni, soggetti, associazioni, perché abbiamo anche delle associazioni che hanno dato un grosso contributo in passato, non voglio fare nomi per non tralasciare qualcuno, ma c'è stata gente che si è interessata e va premiata in questo senso, e io la interpellerò, anzi già interpellato qualcuno. Che dire altro, ci sarebbe tanto da dire, ma voglio solamente ringraziare e rifare un'esortazione a tutti a collaborare. Vi ringrazio e di nuovo continuiamo. Grazie consigliere Vettrella, ripeto i nomi della commissione, presidente Vettrella, e ne entrano a far parte come componenti Matera, Aquilano, Scirocco, Codirenzi e Travaglio. Potremmo votare anche sulla immediata eseguibilità della deliberazione. Chi conferma la precedente votazione può alzare la mano. Unanimità anche sulla immediata eseguibilità.